Teodoro e Goodluck Show, Supercoppa Milano. I singoli contro il collettivo. Le individualità di Jordan Teodoro e Andrew Goodluck hanno la meglio contro l'organizzazione di Venezia, che con la solita determinazione ha tentato di riaprire una partita che più volte sembrava chiusa. Teodoro è a tratti immarcabile, ma i punti del successo sono realizzati da Goodluck, determinante quando il numero 25 ha bisogno di rifiatare e Venezia si era avvicinata. Pianigiani può festeggiare il primo trofeo alla guida dell'Olimpia, ma per conquistarne altri avrà bisogno di limare i tanti difetti visti in questa prima due giorni di stagione. I campioni d'Italia hanno mostrato, nonostante il solito agonismo di Biliga e l'atletismo di Watt, limiti sotto le plance meno 11 il computo a rimbalzo, dove Gudaitis ha a tratti fatto il vuoto e Ambaye, che in difesa è il solito disastro, è stata concessa troppa libertà. Due cantieri aperti, ma la stagione è lunga e queste due squadre si affronteranno ancora tante volte. Primo quarto si comincia con Aines, Johnson, Brammos, Orelì che batte per Venezia, Teodoro, Goodluck, Mikov, Mbaye e Cousin per Milano. Partenza all'insegno dei tre punti, tripla di Mbaye su assist in contropiedi di Teodoro, tripla di Aines in risposta. Milano doppia Venezia dopo 3 minuti, 10-5, con le entrate di Teodoro e Mikov, per poi allungare su 16-7 con Mikov e Gudaitis, che attaccano facilmente il ferro, obbligando De Raffaele al primo timeout. Venezia ruota quintetti in cerca dell'assetto giusto, ma continua a non trovare soluzione al rebus Teodoro, che dopo 8 minuti è già a 11 di valutazione con 8 punti realizzati e serve a Bertans l'assist pre la tripa del 24-14. I campioni d'Italia rosicchiano qualche punto con Peric, ma il primo quarto si chiude col più 9 dell'Olimpia, 26-17. Secondo quarto dopo Aines. Fuori fase pure in attacco, anche Jenkins va in grossa difficoltà contro Teodoro, che realizza i primi 4 punti dell'Olimpia, 30-19. Sull'altro fronte, Johnson si macchia di troppe forzature, mentre Teodoro vola a 16 punti e 21 di valutazione al quarto minuto, 36-24. Venezia reagisce con un 7-1 che riporta le squadre a due possessi e, dopo tre attacchi senza esito positivo di Milano, accorciano ulteriormente con un libero di Orelì. Spintosi Teodoro, l'attacco di Milano arranca, con Goodluck che non riesce a entrare in ritmo e Jenkins diventa protagonista con i 4 punti, tripla e 1-2 ai liberi, che vale il 37-36. Goodluck però si sveglia nel momento più difficile, con una tripla che fa respirare l'Olimpia, ma Jenkins è on fire e ribatte con un'altra tripla, 40-39. Le azioni dell'ultimo minuto non portano a canestri, e il primo tempo si chiude con l'Olimpia a più 1. Terzo quarto Milano prova ad appoggiarsi a Gudaitis, che viene però ben contenuto da Biliga. Venezia fallisce 3 volte il sorpasso, e viene punita dal solito Teodoro, che arriva a quota 20. Pur concedendo troppo sotto le plance, Venezia riesce a sfruttare con Brammos e Biliga i raddoppi della difesa avversaria su Peric, 45-43. La Reier tocca nuovamente il meno 1 con 6 punti di Brammos, 50-49. Ma Teodoro prosegue nel suo one-man show fatto di punti, assist, rimbalzi e punti subiti, 55-49 con 27 punti e 34 di valutazione a 3-12. Dopo Brammos,
Venezia trova punti con Johnson. 57-54, ma fallisce i successivi due attacchi, tra cui la tripla del pareggio con Orelic. Anche Milano però ottiene poco dagli ultimi attacchi, e due sfondi, uno per parte, tengono basso il punteggio negli ultimi due minuti, col periodo che si chiude sul 58-55. Ultimo quarto con un libero, Gudaitis è il secondo giocatore dell'Olimpia a raggiungere la doppia cifra, ma non tiene VAT in difesa, 61-59. Nonostante perda in ace per falli, Venezia riesce a contenere l'attacco di Milano e, all'ennesimo tentativo, finalmente a trovare il pareggio con Peric, 61-61, ma come nel primo tempo, quando c'è bisogno, Milano ricorre a Goudelock, che con 7 punti più 1 tripla di Mbaye, riporta Milano a più 8, 71-63. Venezia fallisce qualche tiro comodo per poter sperare in un'altra rimonta, e a 3 e 4 il quinto assist di Teodore permette a Gudaitis di realizzare il canestro del 73-65. Di Raffaele però non vuole arrendersi, e dal suo timeout viene fuori la tripla di Johnson che riaccende le speranze. Subito però spente da un'altra tripla di Mbaye, 76-68 a 2 e 15. Venezia però ci crede fino alla fine, e a 60 secondi dal termine è a meno 4 grazie a un recupero di Jenkins che lancia Johnson verso la schiacciata. Pianigiani chiama timeout, dal quale Goudelock ritorna con la serpentina del 78-72. La Reier viene rimessa in gioco da Mbaye, che commette un fallo a 36 secondi dalla fine su Jenkins, che dalla lunetta fa 3-3, 78-75. Dopo un fallo di Johnson, con 24 secondi da giocare a Milano ne restano 14 per finalizzare l'ultimo tiro. Abbastanza incomprensibilmente, Venezia decide di fare fallo e dalla lunetta Teodore fa 2-2, 80-75. Jenkins realizza per il meno 3, poi in lunetta va Goudelock, 2-2, e l'ultima tripla di Orelic non ha fortuna. 1.